Salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti oggi in un nuovo video. Allora, come potete ben vedere, non sono nella mia solita postazione. Sono fondamentalmente in camera mia e infatti vedete l'armadio pieno di ricordi, cimeli, insomma, souvenir e quant'altro dal Giappone o da altre parti del mondo. E se vi siete chiedendo, questa è una calza di Spider-Man pure. Ok, bellissima. Allora, questo è un video un po' particolare, non doveva esserci, l'ho creato dopo. Allora, io in questa postazione ho già registrato alcuni video, come ne ho registrati anche altri nella mia vecchia postazione. E perché sto facendo appunto questo video? Semplicemente per aggiornarvi quello che sta succedendo, nel canale. Noi stiamo, vivendo comunque a livello del canale un periodo un pochettino di transizione che riguarda più che altro la creazione di nuovi contenuti. Siamo stati impegnati con tesi, con lauree, con diversi tipi di viaggi. Io a dicembre partirò, me ne andrò a vivere in Germania, andrò a lavorare là e andrò anche a studiare la lingua. E giustamente non potrò stare così dietro al canale come è stato fatto in precedenza. Naturalmente adesso vedete che nella programmazione, nella fuoriuscita dei contenuti, insomma, nella pubblicazione dei contenuti, c'è un grosso buco che va da più o meno fine agosto, se non mi ricordo male, fino ad arrivare ad oggi, fondamentalmente, che è il 16 di novembre, giorno proprio in cui sto facendo questo video e lo vorrei pubblicare oggi stesso. Vedo se riesco. Non ha né intro né outro, cioè nel senso le due colonne sonore finali con la parola, insomma, con la presentazione e tutto, perché non lo sto mandando in editing. Questo video è semplicemente così come lo vedete. Stiamo creando, abbiamo registrato circa 82 video sia da soli che con sia da solo che con anche altri ospiti all'interno del canale. E avremo un sacco di novità che appunto vorrei portare sul canale stesso. L'unica cosa è questa, ecco, volevo dire per questo sta succedendo, insomma, c'è questo grande buco, questa programmazione. Stiamo rinnovando anche i video, abbiamo il nostro praticamente editor di fiducia, il nostro ragazzo che ci edita i video, che è Davide, ne approfitto, lo saluto. E naturalmente abbiamo registrato anche con altro tipo di attrezzatura. Abbiamo registrato con una fotocamera più potente alcuni video, altri con quelli che, insomma, con la fotocamera che sto utilizzando adesso. E di conseguenza potrete vedere che nei cambiamenti, lo ripeto anche in altri video, ci potrebbero essere dei cambiamenti di luce, di postazione, di qualità video stessa. Naturalmente, ragazzi, io provo a fare del mio meglio, provo a portarvi sempre contenuti di qualità. E la programmazione da dicembre in poi sarà quasi totalmente automatizzata. Perché quasi totalmente? Perché giustamente ora 82 video saranno un video a settimana circa, e gli altri video, essendo che io mi cambierò tra poco il telefonino, li registro direttamente con quello e li pubblicherò direttamente, sempre così, senza montaggio, molto, molto scialla, molto rilassata, una cosa proprio veramente fra di noi. In modo che quelli continueranno ad andare, io leggerò i vostri commenti, le vostre proposte, le vostre idee, quelli comunque saranno già fatti e andranno in pubblicazione, insomma, andranno pubblicati. Quelli che per esempio andrebbero rifatti o comunque secondo voi andrebbero approfonditi come argomento, li rifaccio da solo con il telefonino, montaggio minimo e provvedo appunto a rispondere ai vostri commenti, a modificare proprio il video in corso d'opera. E vediamo. L'idea è farla uno venerdì, uno il martedì come video risposta o comunque come altre cose, però non lo so. Ci saranno dei blog, delle rubriche dedicate praticamente, dei vlog anche, vlog dedicati per esempio alla cucina, ci saranno dei vlog dedicati, dei video dedicati all'alimentazione. E poi ci sarà veramente tanto altro da scoprire all'interno del canale. Quindi io vi chiedo scusa se non state vedendo questo, c'è una programmazione lineare, ma vi posso garantire che non siamo stati assolutamente con le mani in mano. Io ho registrato praticamente tanti video al giorno, cioè nel senso registravo 4-5 video al giorno, tipo per 2-3 giorni di fila, dopodiché mi dovevo dedicare alla tesi.
di cui poi parlo in compagnia bella, cioè, insomma, ci sono pure le registrazioni video, ne parlo. Poi riprendevo, ricontattavo per esempio le persone per andare a fare altri tipi di approfondimenti in determinate occasioni, insomma, e quant'altro, e così via. Quindi siamo stati molto impegnati e attivi per il canale. Nel contempo dovevo gestire anche la parte di Instagram, dove siamo appunto in .sport.fit. La parte di Instagram dove siamo super attivi e infatti vi invito ad andarci a seguire anche su quelle pagine, su quella pagina su Facebook, e quindi mi gestivo un pochettino tutto questo aspetto della programmazione. Come potete ben vedere, ho una felpa, sono sotto con i pantaloni di una tuta, in camera, insomma, molto così, perché ci tenevo a dire la mia. Giustamente, non vedendo più i contenuti, come prima, comunque a cadenza settimanale, o i primi video, proprio i primi video uscivano 2 volte a settimana. Giustamente, quando si ha un canale YouTube, per quanto piccolo possa essere come il nostro, perché non è una realtà enorme come ci sono dei canali YouTube che hanno migliaia e migliaia, se non milioni di iscritti, però è giusto, io devo dare conto anche a voi, è giusto dire la mia. Ragazzi, allora, il video finisce qua. È un video più che altro spiegazione. Non avrà intro e outro, cioè non avrà le due canzoni, la nostra sigla di chiusura. Serve semplicemente anche come riempimento per far vedere che il canale effettivamente è attivo, e lo è, ragazzi, come sono attive anche le pagine. Qua cerchiamo di portare dei contenuti più di qualità sulle pagine Instagram pure, stiamo puntando molto sulla qualità, ma anche sul ridere, rendere la cosa un pochettino più leggera, perché ci sono delle non motivazioni, ci sono delle credenze popolari che sono dovute a, non so, non hanno fondamento scientifico, e io praticamente le prendo in giro, ecco, su Instagram fondamentalmente. Mangio anche roba strana, però buona, non tutte, e insomma faremo cose del genere, ragazzi. Il video finisce qua. Io spero che comunque vi possa piacere anche sapere che io vi penso al canale. Io sappiate che dal canale non ricevo un euro perché giustamente è piccolo, le visite sono basse, però io lo faccio semplicemente per passione, per farvi conoscere quello che è il mondo sportivo. L'ho detto in più video, l'ho detto anche nei vlog vecchi, forse lo ripeto nei 82 video, non me ne ricordo quello che ho detto sinceramente, però lo porto semplicemente per una passione personale, per farvi capire, per farvi vedere quello che è anche il mondo di chi ha studiato, com'è il mondo di chi ci lavora. Ecco, mi faceva veramente piacere portarlo. Quindi io, anche se non guadagno niente, sono ben felice di poter farvi conoscere altri aspetti dell'attività fisica. Ok, ragazzi, il video finisce qua, ripeto, è un video molto rilassato, tranquillo, anche come parlo, sono più rilassato perché ieri siamo stati in editing, chi ci segue su Instagram lo sa, siamo stati con Davide, questo è il mio collega, che ripeto, saluto, ed è veramente grandioso, è l'anima, è veramente il cuore della programmazione, perché se no non ci sarebbe niente, non ci sarebbe neanche il canale senza di lui. Infatti lo ringrazio, è un ragazzo fantastico, veramente d'oro. E praticamente siamo stati fino all'una passata ad editare, praticamente dalle 6 di pomeriggio a portare tutti i video, esportare, perché una parte era su un hard disk che leggeva soltanto una parte del Mac, una parte era su altre schede, insomma è stato veramente un casino. E giustamente abbiamo, essendo che ci sono anche delle novità, siamo stati fino al forse l'una e un quarto era, a caricare, portare file, estrapolarli, registrare, rifare un video, aggiustarlo, mettere quello, aggiungere quell'altro, ecco. E ne abbiamo fatto a malapena 2 o 3, perché giustamente gli altri vanno tutti quanti rifatti poi su quella falsa riga, insomma è un po' un casino. Questo, ripeto, i video andranno avanti, li lascerò io i commenti. Naturalmente, ragazzi, quello che invito sempre è lasciare dei commenti che non siano offensivi, perché se no vi blocchiamo, molto chiaramente ve lo dico, per quanto pochi possono essere, per quanto poca possa essere l'utenza sul mio canale, però ci tengo che l'educazione venga rispettata. E questo, ragazzi, questi video andranno, questi 82 video andranno, per qualsiasi cosa, ragazzi, per qualsiasi chiarimento, scrivetelo nei commenti, contattatemi sulle mie pagine. E ragazzi, buon allenamento da InSport, e ricordate che non ci siamo assolutamente dimenticati del canale, anzi, lo stiamo potenziando. Ciao!